corso della storia l'uomo si è spesso trovato di fronte a scoperte nuove che hanno sconvolto le sue conoscenze. Per millenni, per esempio, tutti erano convinti che la Terra fosse piatta, cioè che arrivati a un certo punto si precipitasse. Del resto sarebbe stato totalmente illogico pensare di poter continuare a camminare a testa in giù. Chi poteva sostenere una tale assurdità? Un'altra assurdità sarebbe stato considerato il fatto di pensare che sulla Terra potesse fare contemporaneamente giorno e notte, cioè che mentre alcuni lavoravano sotto il sole, per altri era notte fonda. Ancora più assurda l'idea che esistesse un punto della Terra attraversando il quale si tornasse indietro di un giorno. Oggi sappiamo invece che volando, per esempio, da Tokyo a Honolulu, si attraversa la linea della data e si torna indietro col calendario. Sappiamo naturalmente che mentre in California è mezzogiorno, a Mosca è mezzanotte e che gli australiani stanno rovesciati rispetto a noi e anche noi rispetto a loro. Tutte cose queste che in passato erano fuori dall'esperienza umana e parevano quindi incomprensibili. A noi oggi appaiono altrettanto incomprensibili i paradossi dello spazio e del tempo che derivano dalla teoria della relatività, proprio perché essi sono fuori dalla nostra esperienza quotidiana. Com'è possibile, per esempio, che più ci si avvicina alla velocità della luce, più il tempo trascorra lentamente? E che se un astronauta viaggiasse per un certo tempo a una velocità vicina a quella della luce, tornando a Terra troverebbe il suo gemello molto più vecchio di lui? E com'è possibile che a queste altissime velocità un oggetto si contragga, aumentando la sua massa? Il fatto è che questi paradossi ci sembrerebbero del tutto normali se entrassero nella nostra esperienza quotidiana. Ciò invece non avviene per una ragione molto semplice. Questi fenomeni diventano evidenti solo quando si viaggia a velocità molto vicine a quelle della luce. E queste velocità sono fuori dalla nostra portata. Basta pensare che l'oggetto più veloce che l'uomo ha costruito è una sonda interplanetaria che nel suo momento di punta massima può raggiungere quasi 20 km al secondo. Ebbene, la luce è 15.000 volte più veloce, 300.000 km al secondo. Cioè un attuale razzo interplanetario nei confronti della velocità della luce si trova esattamente nella condizione di una tartaruga nei confronti di un aereo a reazione. 15.000 volte più lenta. Ecco perché noi non siamo mai entrati nella zona magica in cui avvengono questi paradossi. Ma perché avvengono solo in prossimità della velocità della luce? In realtà essi si producono sempre, anche a bassa velocità, ma gli effetti sono troppo piccoli perché ce ne accorgiamo. Infatti la loro crescita è molto rapida all'aumentare della velocità. Cosa vuol dire? Basta fare un esempio semplice per capire questo concetto. Cioè prendere un oggetto di metallo e avvicinarlo pian piano a una calamita. Quando è a un metro, l'effetto di attrazione non si avverte, anche se in teoria esiste leggermente. A mezzo metro neppure. E neppure a 20 centimetri. Ma man mano che ci avviciniamo, questa attrazione si comincia a sentire e aumenta sempre più. Nell'ultimo centimetro diventa molto forte e nell'ultimo millimetro fortissima. Nell'ultimo millesimo di millimetro poi diventa quasi irresistibile. Per gli effetti relativistici avviene un po' la stessa cosa. Con la velocità dell'automobile siamo qui. Con quella del razzo interplanetario, qui. Cioè in un punto in cui in teoria l'effetto relativistico esiste, ma è inavvertibile. Soltanto se disponessimo di astronavi capaci di avvicinarsi alla velocità della luce, entreremmo nel campo degli effetti molto evidenti. E basterebbe ogni volta un piccolo avvicinamento in più per moltiplicare questo effetto e amplificare così le conseguenze. Secondo una tabella approssimativa, infatti, supponendo che un'astronave parta oggi e torni tra 1000 anni, viaggiando sempre a 294.000 km al secondo, il tempo relativo a bordo sarebbe di 200 anni, ma basterebbe accelerare di poco, cioè arrivare a 299.792 km al secondo, per ridurre il tempo a soli 2 mesi. Basterebbe poi accelerare di pochissimo, cioè soltanto di 4 centimetri al secondo,
per scendere a soli 3 giorni di tempo relativo a bordo. A questo punto possiamo fare una considerazione che di solito viene trascurata. La velocità della luce, lo abbiamo visto, è grandissima, 300.000 km al secondo. È però grandissima se paragonata al nostro modo di vivere e di muoverci, cioè se paragonata a una bicicletta, a un aereo, o anche a un razzo. Ma se la vediamo nel panorama generale dell'universo, in realtà si tratta di una velocità assai modesta. Perché? Perché è vero che un fotone di luce impiega meno di 1,5 secondi per andare dalla Terra alla Luna, ma è anche vero che impiega già 8 minuti per andare dalla Terra al Sole. Se noi potessimo metterci sul pianeta Urano e guardassimo dei flash di luce viaggiare dalla Terra al Sole, ci renderemmo conto che questa velocità non è poi così alta. Vedremmo la luce avanzare come una lumaca. Se ci ponessimo poi su una stella e osservassimo dei flash di luce viaggiare tra la Terra e la stella più vicina, li vedremmo compiere questo tragitto in 4 anni. Se infine ci ponessimo fuori dalla nostra galassia e guardassimo la luce andare da un'estremità all'altra della galassia, la vedremmo compiere questo tragitto in quasi 100.000 anni, cioè ci apparirebbe quasi immobile. A questo punto possiamo fare allora un esercizio di immaginazione. Supponiamo che la velocità della luce non sia di 300.000 km al secondo, ma molto più bassa, cioè soltanto 100 km l'ora. Ebbene, in tal caso, noi potremmo sperimentare quotidianamente gli effetti della relatività nella nostra vita di tutti i giorni. Per esempio, potremmo vedere che un'automobile sull'autostrada, man mano che aumenta la velocità, si contrae e non riesce mai a raggiungere i 100 km orari, che diventerebbero un limite insuperabile, poiché per accelerare la macchina a una tale velocità occorrerebbe un'energia infinita e a questo punto anche la massa dell'auto diventerebbe infinita. Potremmo anche vedere che a bordo dell'automobile tutta la vita si svolgerebbe al rallentatore. Tanto più al rallentatore quanto più la velocità viene aumentata. Se quest'auto viaggiasse così per 10 anni di seguito, senza fermarsi, cosa accadrebbe? Ebbene, rientrando a casa e frenando, la lunghezza tornerebbe a diventare quella di prima e anche il tempo a bordo scorrerebbe come prima. Ma mentre per la gente rimasta a casa sarebbero passati veramente 10 anni, per quelli a bordo sarebbe passato molto meno tempo, magari solo 10 settimane o solo 10 giorni, a seconda della velocità, per via del rallentamento del tempo e quindi anche del rallentamento della vita e dei processi vitali. In un tale mondo gli effetti relativistici diventerebbero una routine quotidiana. In una partita a tennis, per esempio, la palla ogni volta, per effetto della velocità, si contrarrebbe ad ogni tiro. Poi, fermandosi, riprenderebbe le sue dimensioni precedenti. Dopo un po' non faremmo più caso a questa stranezza e la considereremmo una normale legge fisica, come è in realtà. E salendo su un treno che va da Torino a Roma, saremmo perfettamente consapevoli del fatto che mentre gli orologi delle stazioni ferroviarie segnano una durata di viaggio di 8 ore, il nostro orologio a bordo segnerebbe magari solo 1 ora, perché viaggiando vicini alla velocità della luce avremmo vissuto al rallentatore. E arrivando rimetteremmo le lancette a posto, come si fa scendendo da un aereo quando si attraversano dei fusi orari. Insomma, gli effetti relativistici non ci sorprenderebbero più se vivessimo in questa dimensione, che in realtà non possiamo sperimentare perché la velocità della luce è per noi troppo elevata. Rimane naturalmente un grosso interrogativo, un enigma che alla nostra mente continua a sfuggire. Perché accade tutto ciò? Per quale ragione il tempo cambia e le dimensioni cambiano con la velocità? La risposta, in un certo senso, è molto semplice. Le cose in realtà stanno così, da sempre. Siamo noi a non essercene mai accorti, perché non abbiamo mai sperimentato queste velocità.